Un cordiale saluto e ben ritrovati con questo nostro appuntamento virtuale. Ancora una volta, Target su Televideo Agrigento vi offre la possibilità di godervi il nostro salotto e di restare comodamente a casa vostra, non solo voi che, come al solito, non partecipate alle nostre trasmissioni poiché ve le godete direttamente da casa, ma anche i nostri ospiti, ospiti che ancora in fase 2 per quanto riguarda l'emergenza del coronavirus, diciamo, riusciamo a essere separati, ma ad essere vicini grazie alla tecnologia e a questa nuova metodologia che è per la scuola, per esempio, il DAD per noi, è questo StreamYard che ci consente di avere uno studio virtuale e di poter ancora una volta tenervi compagnia con Target, l'appuntamento settimanale di Televideo Agrigento sull'LCN 92 del digitale terrestre in tutta la Sicilia, parte della Calabria meridionale. Praticamente anche in tutto il mondo, perché poi noi andiamo in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv, per cui insomma riusciamo a coprire i nostri amici che risiedono fuori. E devo dire che sono tanti. Sapete, ci sono quei marchingegni tipo il Google Analytics che ci dice da dove ci vedono, quando ci vedono, quanto tempo stanno sintonizzati e tutto. Insomma, il Grande Fratello vi vede e vi osserva. Anche in questa puntata parleremo, credo, di cose interessanti con un qualcosa in più, ovvero che i miei ospiti, anzi le mie ospiti, sono tutte donne. E io oggi, insomma, mi sento non isolato, ma sicuramente circondato da tante bellezze e da tante persone che possono dare sicuramente uno stimolo importante a questa trasmissione e raccontare la loro esperienza diretta per quella che è stata la fase critica del Covid, per quella che sta iniziando a essere la fase 2 della ricrescita. Inizio subito allora a presentarvi i miei graditi ospiti, iniziando anche con la padrona di casa. Insomma, TVA Margherita Trupiano è un tutt'uno, e quindi diciamo che è nella doppia veste sia di giornalista ma anche di ospite della trasmissione. In questo caso, Grazie, Margherita, buonasera. riceverai le domande, non le farai, però se ne vuoi fare qualcuna, insomma, non c'è problema. E poi Volentieri. abbiamo Laura Sanfilippo, lei è dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo intitolato a Giuseppe Tomasi di Lampedusa a Palma di Montechiaro. E poi un gradito ritorno a Target, anche lei possiamo dire che è di casa. Antonella Gallo Carrabba del Centro Antiviolenza Telefono Aiuto di Agrigento. E Grazie per tutto, Nicola. continuiamo con due ragazze che fino a poco tempo fa erano a Roma e adesso sono nella loro ridente favara. Ridente, non so se ride, dico piange, magari ce lo racconterete voi. Sono Illo, ovvero Ilenia Costanza e Lorena Vetro. E poi ci trasferiamo a Catania, dove ho il piacere di rivedere e riparlare con Cinzia Favara Scacco. Lei è la presidente di una importantissima associazione, l'Ad Onlus, nel 2017, credo, il riconoscimento speciale Mimosa d'Oro per le sue iniziative. Ed ecco, ragazze, posso dirlo, ragazze, ma sì, dai, sono il più vecchiotto, insomma. Siamo tutte qua a parlare, come dicevo, dal titolo, la fase 2 vista al femminile, anche se in anticamera, cioè prima di andare in diretta, Laura Sanfilippo diceva che ancora in realtà in fase 2 lei non c'era entrata. Perché, dottoressa Sanfilippo? Accendiamo il microfono. Il microfono, dottoressa Sanfilippo. Eccolo, va Sì, bene. era una battuta, ma vuole essere anche un pensiero ottimista il mio, quindi mi sento pian piano entrare. È difficile passare da una fase ad un'altra, bisogna metabolizzare, però ce la stiamo facendo, ecco. Ah, vabbè, allora insomma, diciamo che siamo sulla buona strada. Ileni e Lorena, voi siete già in fase 2 oppure già avete messo la terza? No, 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 in realtà siamo rimaste nella fase 1 perché
appena partita la fase 2 siamo riuscite a partire, appunto, scusa il gioco di parole, e siamo finalmente arrivate in Sicilia, però ovviamente per rispettare le regole siamo ancora in quarantena, in isolamento fiduciario, quindi noi siamo ancora chiuse in casa ad aspettare che finisca questa quarantena. Abbiamo qualche settimana fa. Qualche settimana fa avevo avuto ospite direttamente Eleni, insomma, per quell'iniziativa che voi eravate isolate, esodato come eravate, insomma, però insomma, adesso dopo qualcosa un po' è cambiato. Invece Cinzia, a Catania la di Ollus credo che non si sia mai fermata. Esatto, noi no, in realtà no, non ci siamo mai fermati, perché dentro il reparto di oncologia pediatrica, in collaborazione, in stretto rapporto con la direttrice del reparto, la professoressa Giovanna Russo, abbiamo dato continuità al nostro lavoro, perché riguarda degli aspetti proprio della fase diagnostica della cura, quindi ci è sembrato opportuno continuare questo lavoro con estrema ovviamente responsabilità. Quindi magari cambia l'approccio, però il lavoro è rimasto sempre identico, forse magari uguale. Sia un po' più appesantito. Bene, invece per quanto riguarda la violenza domestica, andiamo subito alle note dolenti. Antonella Gallocarraba, magari la forzata convivenza delle restrizioni ha aumentato questo dramma? Noi praticamente sì. non ci siamo fermati, anche se abbiamo utilizzato la modalità naturalmente col cellulare, abbiamo cercato naturalmente però di essere presenti lo stesso, dando quei servizi che le donne chiedono, quindi la consulenza psicologica, semplice ascolto delle donne. E le chiamate sono arrivate, infatti abbiamo fatto un report. Allora, le stesse, diciamo, super giù, diciamo, le chiamate, non c'è stato un grande, una diminuzione di chiamate. Quindi parleremo magari delle casistiche che si sono evolute in questi giorni, e anche il lavoro del giornalista non è mai terminato, non si è mai fermato, anche se abbiamo visto l'asta lunga, la mascherina, e molto spesso anche usare proprio questi marchigegni, ovvero le novità che ci mette a disposizione la tecnica. Sì, certamente, insomma, diciamo che è stato un momento in cui abbiamo imparato tutti quanti, anch'io, a vivere una dimensione di vita diversa. Intanto questa dimensione di vita si è inizialmente sospesa, proprio perché ci siamo fermati un attimo per capire cosa potevamo fare, come lo potevamo fare. E abbiamo iniziato gli strumenti che avevamo disponibili, anche diciamo ingegnandoci con quella che era una conoscenza di questi strumenti che di fatto non avevamo. E ecco, questo ci ha aiutato molto a poter svolgere il nostro ruolo. Io ho continuato anch'io, così come te, come tanti altri colleghi, come la nostra televisione, comunque prestare la nostra opera di informatori con diciamo delle iniziali difficoltà, perché comunque lo smarrimento credo che lo abbiamo avuto tutti quanti, lo abbiamo vissuto tutti quanti, e evidentemente ci ha dato comunque la possibilità per crescere e per fare tesoro. Ecco, abbiamo fatto poi alla fine di necessità. È stata una frase ricorrente, quella di fare di necessità e virtù, un po' tutti nel loro campo. Intanto pregherei Margherita magari di eliminare la suoneria, non so se era lei quella che riceveva i messaggi. E la scuola ne ha risentito tanto, insomma, abbiamo molto sentito parlare di dati, di didattica a distanza, magari qualche scuola non era preparata, qualche altra
l'altra un po' meglio, e gli alunni magari prima l'hanno presa come vacanza, poi invece hanno visto che in realtà la scuola è mancata. Cos'è successo alla Tomasi di Lampedusa, Presidente? Bene, devo dire che non posso fare altro per i miei docenti, anche i ragazzi, che ringraziarli. Cosa è successo? È successo che eravamo già dotati della G Suite, della Google Suite, di Meet, nonché del registro elettronico. Di conseguenza, proprio prima che ci fosse il lockdown, ho riunito i docenti e il team digitale, di innovazione digitale, quando ho visto che al nord le scuole chiudevano, di conseguenza ci siamo subito riuniti, rimboccati le maniche, e c'è stata veramente una corsa di solidarietà. Subito poi le scuole si sono chiuse. Quando le scuole sono chiuse, noi già avevamo fatto la profilatura dei ragazzi, di conseguenza i nostri alunni, tutti quanti, avevano la possibilità di partecipare alla didattica a distanza. E posso dire che in questo momento la scuola è stata davvero un punto di riferimento, e c'è stato bisogno della figura del docente, inteso nell'accezione latina del termine, del magister, del maestro di vita. Nonostante la didattica a distanza, che sicuramente crea diverse difficoltà di approccio, difficoltà di pensare, tutto, c'è un ripensamento di quella che è la didattica, il modo di fare didattica. In realtà è una didattica d'emergenza, è stata una didattica di emergenza. Però abbiamo cercato di innalzare la qualità di questa, della didattica, grazie a vari lavori che sono stati via via fatti dai professori, che hanno mostrato la loro professionalità, sono stati guidati da me, sollecitati, però la parte bella della professionalità docente è venuta fuori, oltre che la fatica. E questo mi fa piacere, perché insomma, vivendo anche un po' noi in questa DAD, in questa didattica a distanza, che noi abbiamo fatto un po' di didattica, nel senso che prima abbiamo un po' cercato di capire come funziona, e poi di trovare il giusto mezzo, la giusta misura per entrare nelle case. Poi ci avvieremo anche alla fase 2, nel senso di vedere come vi state preparando agli esami, si parla di ritornare in classe, di non ritornare, insomma ci spiegherete un po' come la state vivendo, perché vorrei ritornare con Cinzia Favara per spiegare magari un po' a chi non conosce, ma credo che sono in molti a conoscerla, in poche parole cos'è l'Ad Onlus. Il microfono, Cinzia. Sì. Eccolo. Eccomi. Allora, l'AD innanzitutto è l'acronimo per l'albero dei desideri, quindi la nostra mission è quella di portare nel mondo dell'oncologia pediatrica tutto ciò che può rendere l'esperienza dalla diagnosi a tutto il percorso di cura, che è lunghissimo e durissimo ovviamente, sollievo e soprattutto diminuire i livelli di ansia, di angoscia, di paura. Questo lo facciamo con degli strumenti che ci sono molto utili, che è la creatività e l'immaginario. Io come psicoterapeuta, poi la mia specializzazione è proprio in arte terapia, e grazie all'esperienza fatta l'ho voluta riportare qui da noi a Catania, e in particolare proprio nel reparto di oncologia pediatrica, e attraverso questa modalità di intervento, in effetti i bambini vivono l'esperienza diagnostica, che è abbastanza cruenta, perché è caratterizzata da aspirato midollare, puntura lombare, quindi potete capire che il bambino, ma l'intera famiglia, va incontro a uno stato di shock veramente, quindi riuscire ad accompagnarli in questa primissima fase, prima ancora quindi della comunicazione della diagnosi, è molto importante. Ci sono state delle lamentele, scusa Cinzia, nel senso di dire che un po' tutta la medicina si è fermata per far posto al Covid, cioè non c'erano più ammalati di nessun genere, perché tutto lo sforzo doveva essere concentrato sul Covid, non doveva e non poteva essere così.
No, devo dire delle vere e proprie lamentele, no, ma ne hanno risentito tutti ovviamente, perché questo fluire di energie totalmente su quel campo, come dire, in qualche maniera crea uno sbilanciamento. Non era una lamentela, ma era una difficoltà che veniva fuori, perché voi potete immaginare che in un reparto di oncologia col sistema immunitario già depresso di suo, e infatti questa è una cosa, come dire, molto importante, perché questa condizione di lockdown, se per noi sono stati 2 mesi in piena salute, voi considerate che per un bambino con malattia oncologica il lockdown non è legislativo, ma è legato alla sopravvivenza e dura per anni. E durante questo periodo noi, il nostro impegno come LAD è portare vita, speranza, prospettiva. La scuola in ospedale, per esempio, è un riferimento molto importante, ricollegandomi alla professoressa che parlava prima. E quindi le energie sì, si è sentito che è mancato meno, ma come è mancato a tutto il terzo settore, qualsiasi intervento di terzo settore è andato al Covid, quindi tutti noi non abbiamo più potuto fare come dire, riferimento ai nostri sostenitori. Quindi è veramente un dramma in questo momento, però speriamo piano piano che sta nelle nostre corde, come dire, vedere poi l'aspetto positivo e che ci si possa risollevare. Sicuramente parleremo anche di come vi state preparando, se già lo avete fatto, insomma, a riaprire se c'era necessità di riaprire. Anche perché adesso mi riferisco alle nostre due artiste, Illo, diciamo che le porte si sono chiuse e stanno rimanendo chiuse, Ilenia, Lorena. Le porte sono chiuse, riapriranno, pare, a metà giugno, ma la situazione è assai difficile. Uno, perché comunque metà giugno significa la preparazione di una stagione dei teatri all'aperto, quindi i teatri al chiuso di solito riaprono ottobre-novembre. Due, bisognerà fare i conti con un aspetto psicologico che è notevole, che è quello di tornare in un luogo chiuso con un sacco di persone. In questo tempo, però, i teatri che hanno già perso tantissimo continueranno a perdere e non ci sono stati grandi aiuti, quindi si è dato per scontato che una fetta di popolo, che poi è quella costituita dagli artisti, vivesse come d'aria e così non è. E quindi non è scontato che tutta questa fetta riesca poi a sopravvivere se in una E qualche magari maniera. le 600 euro che vi hanno dato, insomma, un po' di spesa la potete fare, dai. Ma diciamo che tra le altre cose, a un buon 50% non è mai arrivato un Ah, centesimo, ecco. e questo è grave. Aggiungiamo che, per esempio, gli attori sono quelli che lavorano e vengono pagati 3 mesi sì, 8 mesi no. Quindi stiamo parlando di una situazione, un'emergenza che ha colpito profondamente, come tanti altri, per carità, però di quella fetta non si parla perché è come se fosse la cosa Che più. si fa ancora fatica a considerarli lavoratori, quelli dello Esatto. spettacolo. Naturalmente la mia delle 600 euro non è una battuta, perché insomma con queste Wow, 600 euro wow. naturalmente non si è voluto e non si è potuto, secondo me, risolvere niente, anzi forse si è aggravato questo status che ha visto purtroppo ferme tantissime attività che adesso insomma vogliono leggermente riprendere. Ma prima di andare allo stacco della fase 2, che ha avuto diversi step, il 18, poi il 25, adesso li avrà a giugno, ritornando ad Antonella Gallo Carrabba, insomma c'è stata una convivenza forzata anche all'interno di nuclei familiari che forse ha aggravato la qualcosa. Avete avuto sentore, avete avuto modo di insomma interessarvi di queste particolari situazioni? Sì, sicuramente tante convivenze forzate dove quei rapporti sicuramente non andavano bene nei mesi precedenti l'emergenza Covid. Sicuramente questo ha accelerato alcune situazioni, ha forzato queste relazioni che sono via via andate peggiorando.
E infatti proprio poco fa alla radio sentivo che molti avvocati hanno visto triplicare le richieste di consulenze legali in questo periodo. Infatti tante donne hanno chiamato anche a noi per avere una consulenza legale, perché vogliono sapere cosa fare adesso, perché hanno capito che quella relazione non va più bene. Perché magari si hanno provato, però sicuramente il vivere e il convivere in spazi limitati, con questa situazione comunque di 24 ore su 24, stare completamente a contatto con l'altra persona, quella persona che magari con anche il fatto stesso di stare a casa ha peggiorato nei suoi, i suoi comportamenti verso l'altra persona. Ha fatto sì che le chiamate ci sono state. Noi, infatti, non abbiamo sicuramente mai, se abbiamo chiuso le porte del centro proprio per esigenze logistiche, non abbiamo chiuso le porte, diciamo, per l'ascolto delle donne. Anzi, abbiamo visto un incremento anche di nuovi casi, perché oltre alle donne che abbiamo seguito in tutto questo tempo, che sono state, diciamo, nostre utenti prima di questa situazione, adesso ci ritroviamo invece con un carico, con una presa in carico di altre donne, nuove utenti, quindi che hanno ritrovato il coraggio. Una cosa, per esempio, che ho notato è che molto spesso queste chiamate al cellulare che io stessa gestivo arrivavano in orari particolari, il tardo pomeriggio, la sera tardi, oppure di mattina presto, proprio perché magari erano quei momenti in cui il marito o il convivente era nell'altra stanza che magari faceva altro, dormiva, o comunque diciamo erano in determinate situazioni in cui appunto queste donne hanno trovato lo spazio per poter chiamare. Quindi questo diciamo è stato comunque positivo per noi dire a queste donne e dare la possibilità di essere ascoltate, perché la mia paura all'inizio è stata proprio questa, dico: magari le donne non troveranno lo spazio, non troveranno magari la modalità per poterci chiamare. E invece in realtà questo c'è stato, e quindi questa cosa mi ha rincuorato, perché in un certo senso siamo potute rimanere, essere utili, diciamo, a queste donne. Bene, Margherita, come hai potuto raccontare, se lo hai fatto e con quali difficoltà tutto quello che è successo in questa fase, così drammatica che per fortuna si sta allentando, anche se dobbiamo dire che, forse si è un po' sciolta troppo. Proprio oggi si parlava che troppa movida, troppi ragazzi liberi, senza la mascherina e senza in realtà quella distanza fisica che ancora ci deve essere. Oh, diciamo che da subito ho percepito una situazione di estremo pericolo ed estrema difficoltà. E diciamo che se andate un po' a vedere i miei post, cominciai già forse alla fine di gennaio a esprimere la mia preoccupazione per questa situazione che vedevo in Cina lontana, immaginavo che comunque potesse raggiungerci. Quindi cominciai da subito io ad utilizzare poi il mezzo social, ma anche la televisione, per lanciare una serie di allarmi, e tutto finché non esplose questo, mi sentii un po' una Cassandra, devo dire, perché quando io pensai al disastro, di fatto c'era chi diceva: no, la mascherina non serve, no, vabbè, facciamo gli aperitivi, no, non c'è bisogno di chiudere. Beh, io devo dire che guardavo con grande preoccupazione a tutto questo, e ho anche utilizzato un po' la televisione con i miei servizi per cercare di raccontare questa mia preoccupazione. Evidentemente poi le cose si sono svolte nel modo in cui non avremmo voluto. Ritengo che ci siano stati certamente serie di grandi errori nella gestione di questa emergenza e dell'informazione legata a questa emergenza, perché
Ritengo che si è consumato, anche sulla base dell'informazione, uno scontro politico tra governa e chi sta all'opposizione, chi governa in una regione e chi sta all'opposizione al governo centrale. Insomma, credo che sulla base di queste lotte un po' deviate del modo di comunicare, la politica si sia consumato anche questo numero che è drammatico di morti, 1.000 morti non vanno dimenticati, dobbiamo tenere a memoria quello che è accaduto e per questo prepararci a questa fase 2. Io dico, siamo entrati in questa fase 2 che per me personalmente è ancora un'appendice della fase 1. Sono fortemente abbarbicata a quelle che erano le regole imposte dalla fase 1 e dico che ribadisco, l'ho detto, l'ho raccontato più volte nei miei servizi, che comunque attenerci alle regole e osservarle significa anche avere grande rispetto per 32.000 persone innocenti che ci hanno lasciato in una maniera inattesa. Pertanto il mio appello è stato e continuerà ad essere quello di attenerci alle regole che ci chiedono. Bene, io dovrei a questo punto chiedere di mandare in onda la pubblicità, spero che si possa fare e si va subito in onda, così poi riprenderemo il nostro discorso. Io resto a casa e studio online. Scelgo tra i 49 corsi di laurea e l'ampia offerta formativa dei master e degli esami singoli integrativi, oltre che 24 CFU necessari per diventare insegnante. Ho tutto online. Lezioni, tutor ed esami. Tutto questo grazie al consorzio universitario Unicurs e all'università eCampus. Iscriviti online o informati allo 0922 65 16 72 o visita il sito unicurs.it. Rieccoci assieme per continuare il nostro target. Avevamo parlato della scuola, continuiamo a farlo. La sensazione che ho avuto, me ne darà, adesso non lo so, risposta, la dottoressa San Filippo, se è vero che in realtà i ragazzi all'inizio l'hanno presa come una bella vacanza, ma poi sono stati forse loro i primi a sentire la mancanza della scuola fisica, dell'essere presenti in istituto. Sicuramente, devo dire, vi voglio raccontare un episodio che mi è piaciuto molto, che riguarda il nostro collegio dei docenti fatto con la videoconferenza, con Meet. Praticamente è successo questo, che una professoressa ha chiesto la parola. E io temevo difficoltà, temevo problemi, invece mi ha detto, devo dire che una mamma vuole imparare a suonare il pianoforte, sta imparando a suonare il pianoforte perché durante le mie lezioni didattiche a distanza, la mamma è felice di poter apprendere. Quindi vedete, si sono aperte nuove frontiere anche di ricerca. Che cosa significa entrare a casa, entrare nelle dinamiche di una famiglia? C'è veramente da riflettere tanto. E la prima immagine che mi è venuta è stata quella della TV in bianco e nero, quella TV che faceva scuola. E vi dico che abbiamo riflettuto molto su questo. Io ero soddisfatta di questa, ma anche perplessa, perché in realtà dico, che cosa succede quindi quando un docente entra a scuola? C'è anche un fattore di ansia, perché mentre quando si gestisce
quando si gestisce la classe in presenza, si ha quasi il controllo di tutta la situazione, quando invece si è a distanza scattano appunto tante altre dinamiche, come i genitori che ascoltano, delle situazioni particolari. E poi c'è stato anche chi ha notato cheating, cioè ha notato che i genitori, pur di non fare brutta figura, magari aiutavano eccessivamente i figli a fare i compiti. E quindi c'è si è parlato anche forse di difficoltà iniziale di avere il tablet, di avere il computer, di avere una connessione sicura e veloce. È stato riscontrato anche tra i tuoi alunni? Sicuramente, abbiamo avuto diverse richieste che, ringraziando Dio, siamo riusciti proprio ad esaudire. Distribuito diversi computer, una parte che avevamo già nostra a scuola, e quindi l'abbiamo data subito, incomodato tutto. Poi altri li abbiamo comprato grazie ai fondi ministeriali, che per fortuna sono arrivati subito, e li abbiamo spesi immediatamente, e quindi abbiamo raggiunto quanti più alunni possibile. Il problema della connessione c'è, però c'è il problema più grande, è proprio quello della connessione, perché i ragazzi, dovendo vedere le video lezioni, finivano i giga. Allora questa cosa dovrebbe essere, secondo me, questo problema potrebbe essere affrontato con una sorta di bonus direttamente dato alle famiglie per caricare. Sì, dovevo dire che qualche azienda in maniera autonoma forse lo ha fatto, ma diciamo non c'è stata direttamente una direttiva nazionale del dire per questo periodo non limitiamo la fruizione, insomma, della connessione internet. Infatti, quindi c'è stata, diciamo, c'erano pochi giga a disposizione, poi c'erano degli operatori che magari ne offrivano di più, però non c'è stata quella generosità, quella magnanimità che ha teso una mano a questi ragazzi che avrebbero potuto avere, secondo me, giga illimitati, e questo invece non c'è stato. E nelle scuole abbiamo anche comprato pacchetti di connettività, però voi capite che i fondi non potevano bastare per soddisfare l'utenza. Poi un altro episodio molto bello che è successo proprio in questi giorni è stato quello di raggiungere un ragazzo che non si trovava in presenza, era stato presente, quindi i professori avevano modo di valutarlo, però adesso, come sapete, gli esami di scuola media, della scuola secondaria di primo grado, si svolgeranno con un elaborato che l'alunno presenterà poi con una presentazione online in videoconferenza. Un po' come ne parliamo dopo dell'approssimarci alla chiusura di un anno particolare, e volevo ancora una volta giocare un po' con la presenza di queste mie due belle paesane. Dicevo prima, ritornate nella ridente Favara. Vi ha sorriso Favara, Lorena, Elenia? Sì, devo dire, senza nessun tono di critica, la cosa che ci ha un po' sconvolte quando siamo arrivate a Favara, la notte in cui siamo arrivate a Favara, perché siamo partiti in macchina all'alba da Roma, è stato, e ci ha colpiti positivamente, ma dall'altro ci ha lasciato un po' senza parole, è stato questo numerosissimo nucleo di ragazzi e di persone in giro in bicicletta, anche in piena notte, cioè forse lui. Ah, quindi già a Favara eravamo liberi tutti, allora, insomma. No, la sensazione è stata un po' quella, anche perché noi arrivavamo da 2 mesi e mezzo in cui siamo state veramente segregate in casa, in cui non siamo uscite neanche per la spesa, perché l'abbiamo sempre ordinato online, quindi abbiamo visto veramente pochissimo movimento. Quando siamo entrate a Favara, vedere tutta quella gente a passeggio e in bicicletta, per quanto chiaramente è un cambiamento che fa bene alla salute, fa bene all'ambiente, fa bene a tante cose, però l'impatto è stato un po'
Oddio, ma qui non è, forse hanno avuto notizie diverse. Parliamo e torniamo al vostro lavoro. Io leggo qua dalle pagine di Sicilian Press il titolo che dice: Elenia Costanza e Lorena Vetro hanno realizzato il cortometraggio Immagina, dedicato ai lavoratori dello spettacolo. Di cosa si tratta? Si tratta di un'idea venuta alla Vetro mentre facevamo un caffè e aspettavamo il lievito madre che si facesse per fare il pane, perché questo abbiamo fatto in quarantena. E allora la Vetro dice: ma dovremmo... Questa è stata un po' la caratteristica di tutti, no? Diventare cuochi, diventare pasticceri. Un po' ci siamo cimentati un po' tutti, ecco. E lei ha avuto questa idea, dice: dovremmo però raccontare in qualche maniera come c'è stato il patrimonio culturale e chiedersi che cosa succederà adesso. Allora, di solito tra noi va così: una la lancia, l'altra la afferra. Fatto. Abbiamo scritto, reclutato una manciata di amici e colleghi, tra attori, autori, DJ, costumisti, scenografi, light designer, danzatori, insomma tutto un po' quello che gira, orbita nel mondo dello spettacolo, e abbiamo steso una sceneggiatura. Chiaramente la modalità è quella che è da qualche mese a questa parte, la modalità è uguale per tutti. A ciascuno abbiamo chiesto di fare un video dicendo delle cose, mettendo il telefono in orizzontale, e poi ne abbiamo fatto questo montaggio sperando che sia una voce tra tutte quelle voci che stanno cercando di sensibilizzare il popolo italiano, perché credo siamo una nazione che ancora non dà il giusto, per quanto siamo una nazione di cultura, di meraviglie, perché lo siamo, innegabile, lo sappiamo, paradossalmente non diamo ancora il giusto peso ai professionisti dello spettacolo, per cui ci pensiamo e non ci pensiamo. È come se la gente che lavora nello spettacolo, soprattutto lo spettacolo dal vivo, campasse d'aria, come dice Otello Profazio. Comunque vuole essere una sorta di provocazione oltre che sensibilizzazione. L'idea era quella di far pensare a chiunque, la gente che è stata chiusa in casa, come poteva essere questa quarantena senza arte, senza un libro, senza la TV, senza la musica, senza nulla, cioè con il silenzio. E da lì parte questo, vuole essere semplicemente un motivo per spronare la gente, finito tutto chiaramente, nel momento in cui sarà possibile o comunque in sicurezza, a spendere qualche soldo e qualche energia a sostenere chi non campa d'aria, ma campa di teatro, di musica e di spettacolo. Credo che non si possa fare almeno di vedere un film, di andare a teatro, di assistere ad un concerto, di fare qualsiasi cosa di arte e di cultura. Certo, non è... E non lo so, non riesco a immaginare un teatro con una persona seduta, tre no, una persona seduta, tre no, cioè fare un teatro per 20 posti, Ilenia. Sarebbe già un buon inizio se poi la gente andasse davvero. Il problema è, non dico per i grossi teatri, ma per i teatri più piccoli, per i teatri off, il problema è che non riuscirai mai più a sostenere le spese, perché è già molto difficile sostenere le spese quando il teatro è sold out. Immagina se in un teatro di 100, 120, 130 posti... Roma, per esempio, è piena di teatri anche di 50. A Roma lavoriamo tutti moltissimo così. E quello che mi preoccupa, stavo facendo la battuta, ma non è una battuta, è che appena tutti hanno iniziato a riaprire e ad uscire, c'era anche un articolo su questo. Ora non è che vogliamo fare gli intellettuali a tutti i costi, però non ci sono state le file nei musei, ci sono state le file all'IKEA e da McDonald's. E basta, non dico altro. Purtroppo diciamo che lo spirito della libertà era quella di andare a farsi uno spritz o comunque una passeggiata. Ma naturalmente, Margherita, non è che dobbiamo stare sempre così, dai. Non possiamo stare sempre con la mascherina, non possiamo stare sempre distanti. No. La scienza ci deve dare un aiuto, però bisogna ritornare, non dico come prima, ma sicuramente migliore di prima.
Io sì, sono d'accordo con te, Peppe, e volevo riallacciarmi all'ultimo discorso, quello degli artisti, che sono una categoria che certamente è una di quelle che maggiormente paga lo scotto di questa emergenza, che sono tutto sommato il nostro universo parallelo, quello dell'informazione. Questa informazione che parte la cultura stanno avendo una grandissima batosta, così come tutte le altre attività economiche e comunque qualunque forma di lavoro. Io guardo con preoccupazione a quello che diceva Ilenia e Lorena e mi associo come giornalista anche chiedendo un sostegno a quelle che sono le imprese editoriali, perché parliamoci chiaro, una cosa che io ho sempre detto, l'impresa editoriale, anche la piccola, garantisce una pluralità dell'informazione che, se invece dovesse essere accentrata solo su grosse realtà, finirebbe comunque per depauperare questo pluralismo. Ecco perché aiuti per gli artisti, aiuti sono necessari per l'editoria, aiuti per tutti gli imprenditori che hanno rischiato tantissimo per portare le loro attività al punto in cui erano e adesso si ritrovano a dover partire da zero. L'aiuto che certamente loro può venire dalla clientela non deve mancare, quindi io dico, cerchiamo di avere fiducia in questi ristoratori, in questi bar, in queste attività di parrucchieria, di estetica che stanno riaprendo seppur con grandissimi sforzi. Quindi ecco, noi consumatori diamo aiuto, diamoci sostegno reciprocamente, perché solo in questo modo saremo nella possibilità di uscire da questa emergenza economica che credo sia veramente drammatica. Ritorniamo all'Ad. Io mi ricordo nel 2017 il premio speciale Mimosa d'Oro a Cinzia e anche un piccolo contributo di solidarietà per far nascere Wonderlad. A che punto siamo? È già pronta? È già fruibile? È già sorridente? Certo, Wonderlad l'abbiamo inaugurata lo scorso 20 novembre in occasione del 30° anniversario della Carta dei diritti del bambino. Wonderlad è dove abbiamo è una casa bottega d'arte dove portiamo laboratori d'arte condotti da esperti. Non è basata su chi, come dire, si mette a disposizione con tutta la buona volontà e meraviglioso volontariato, però noi abbiamo bisogno di esperti, artisti, perché nel momento in cui un bambino deve lottare ogni giorno col senso della sopravvivenza, nel momento in cui si immerge in un processo creativo, la difficoltà deve essere, come dire, superata da chi conosce il mestiere. Quindi se c'è il laboratorio di ceramica, sarà la ceramista ad aiutarlo a realizzare quello che il cuore vuole, lo spinge a realizzare. Tra i nostri laboratori c'è quello della scrittura creativa ed è una donna straordinaria, Giuseppina Norcia. Lei è una grecista che porta avanti il mito e il modo in cui lo racconta lei è talmente coinvolgente che sparisce la malattia, sparisce qualsiasi tipo di negatività. Per cui, come dire, noi crediamo moltissimo in quello che una forma d'arte da professionisti e ne abbiamo bisogno, ci nutriamo di questo ed è anche quello che ha sostenuto questi bambini in questo periodo, proprio perché diciamo, abbiamo pubblicato il cartone animato che loro hanno realizzato dentro il reparto di oncologia pediatrica dall'ascolto di una favola di Carmela Cipriani che ci ha gentilmente donato, Signor Sveglia, Signor Sonno. Loro hanno
hanno, come dire, tutto quello che hanno visto dentro, quindi i personaggi, i paesaggi, li hanno realizzati. Abbiamo realizzato questa animazione grazie a un regista che fa questo di mestiere, Carlo Lo Giudice, e adesso l'abbiamo pubblicata, quindi se avete piacere potete andarla a vedere, dura 9 minuti, è un corto di animazione dove Piff è la voce narrante, ci ha gentilmente donato la sua voce, Dori Ghezzi e Marisa Laurito sono le altre due voci degli altri due personaggi. Quindi anche questo è un bellissimo esempio che questi bambini ci fanno, che nonostante la disperazione, come dire, del lockdown, le paure, le preoccupazioni, si può comunque essere vitali e fare, come dire, e riprendere le energie vitali e metterle lì a disposizione e sopravvivere in una fase così drammatica come questa. E anche... Una Onlus vive principalmente di solidarietà. Com'è la solidarietà dei siciliani, Cinzia? Allora, è meravigliosa, però devono imparare, è un po' diffidente. Devono imparare a fidarsi, ma io su questo sono molto rispettosa di questa cosa, perché se non mi fido, non do. Infatti è strano, perché noi abbiamo iniziato nel 2016 la costruzione di Wonderland, quindi è una struttura in bioarchitettura pensata al top, perché noi dobbiamo donare il meglio a chi sta vivendo un'esperienza terribile, quindi è una struttura totalmente in legno, con sughero che siamo andati a prendere in Portogallo perché è l'unico che non ha collanti, quindi la salubrità degli ambienti, e tutti da Roma in su hanno contribuito, perché avevamo un budget piccolissimo, minimo, hanno contribuito grandi aziende, grandi professionisti, non facendo pagare il loro lavoro, donandoci il loro lavoro. L'ingegnerizzazione è di Canducci, che è la ditta che ha reso possibile a Renzo Piano realizzare l'auditorium a Roma. Quindi vi dico, ci sono delle expertise veramente straordinarie, hanno donato il proprio lavoro, molte aziende hanno donato i materiali, e quindi da Roma in su e nel mondo, piano piano, che la casa si costruiva e si poteva vedere, si toccava con mano, come dire, il mondo siciliano, catanese in particolare, ha cominciato a fidarsi. E adesso ci vogliono veramente tanto bene e cercano di aiutarci nelle varie occasioni. Se organizziamo un evento, devo dire, la città è molto calda, partecipa veramente in maniera molto molto affettuosa, e questo è fondamentale. Ovviamente purtroppo in questo periodo non è stato possibile fare nulla, per cui certo, bloccati, come dicevamo, la ristrettezza del coronavirus ci ha un po' presi, però come dicevo all'inizio, come anche il titolo di questa trasmissione, la fase 2 al femminile, siccome io sono un convinto femminista e lo penso veramente, che la natura umana è donna, e che se Dio veramente ha creato l'uomo, ha creato prima la femmina e poi il maschio, sono convinto che nelle vostre mani le cose andranno sicuramente meglio. Non è piaggeria, no, non è piaggeria, ma è convinzione, veramente. Antonella, come si sta preparando il tuo centro alla fase 2, 2 e mezzo, 3, ecco, alla riapertura, semmai c'è stata questa interruzione o comunque questa diversità di lavoro che abbiamo già spiegato prima? Già noi dalla scorsa settimana abbiamo riaperto il centro, naturalmente con le modalità particolari, con una turnazione a due delle operatrici, e quindi in maniera tale da garantire anche un servizio superiore a quello che purtroppo in questi mesi abbiamo potuto dare alle donne che si rivolgono a noi. Quindi il centro ha riaperto, invece di essere tutte e sette presenti come ogni mattina presso il centro, siamo a due, ci abbiamo fatto una turnazione, però nello stesso tempo cerchiamo di garantire il più possibile tutti i servizi. Quindi diamo la possibilità alle donne di avere la consulenza legale, la consulenza psicologica, di sfogarsi comunque in ogni caso e di cercare, diciamo, quell'aiuto, quel poter finalmente trovare qualcuno che ci ascolta, perché la paura delle donne purtroppo è sempre quella cioè di pensare che qualcuno non crede a quello che sto per dire,
o qualcuno non può pensare che io sto vivendo una situazione del genere, perché ricordiamoci che la violenza è trasversale, quindi molto spesso le donne che chiamano, che hanno chiamato al nostro centro, sono anche delle professioniste, a cui risulta ancora più difficile, sembra un controsenso, però raccontare quello che vivono all'interno della loro casa. Perché? Perché sicuramente devono conservare quello status di professionista, di moglie, di persona che è conosciuta magari nel piccolo paese, ha paura ancora di più a raccontare, e che se la cosa viene fuori, proprio poco fa ho ascoltato una donna che ha chiamato al centro e mi diceva questo: ho bisogno di una consulenza legale, però devo anche lì rimanere in anonimato perché mio marito è una persona conosciuta, e quindi ho paura che ci possa essere qualche modalità che ci permetta, diciamo, di essere riconosciuti. Quindi ancora c'è questa paura, però viene abbattuta col fatto che il telefono raggiunge, permette quindi di dar loro la possibilità di raccontarti, perché questa è la fase più importante, quello cioè che prendono coraggio finalmente di liberarsi di un peso, di un segreto che molto spesso si portano dietro da tanto tempo. E in questo periodo, per esempio, un'attenzione particolare noi abbiamo cercato di averla anche nei confronti dei figli di queste donne, perché penso che una forma di violenza, che è la violenza assistita, per esempio, di cui si parla poco, in questo periodo abbia dato grandi problemi a questi figli, cioè il dover assistere, questa volta ripetutamente, ai litigi, mentre prima magari c'era la palestra, c'era la scuola e quindi c'erano dei momenti in cui questi figli erano assenti, adesso in questo periodo sono stati sempre presenti in quelle case. Quindi immaginiamo quegli appartamenti piccoli, quindi quegli spazi minimi da poter diciamo condividere, e quindi questi figli hanno ascoltato di più i litigi, hanno ascoltato di più, hanno visto magari il pianto della madre. E quindi io penso che adesso un'attenzione particolare dalle istituzioni, da noi come centro e dai servizi, deve essere rivolta verso questi i bambini, proprio perché loro sono forse le vittime, le vittime che hanno subito più in questo periodo, perché mentre le mamme ci possono chiamare e quindi hanno avuto la modalità, diciamo, hanno trovato il modo per farsi aiutare, questi figli magari non sanno come farsi aiutare, non hanno la possibilità. Quindi anche io, anzi, ne approfitto di Target proprio come sempre per lanciare un mio appello, che è quello di le mamme che hanno visto e che sono successe queste determinate situazioni dentro casa, di adesso dare anche uno sguardo in più ai loro figli e magari cercare di farli aiutare, aprirsi anche a loro. Perché i figli non sempre, come molte donne pensano, non capiscono, ma molto spesso capiscono anche di più e magari soffrono di più, perché si sentono impotenti nei confronti della loro madre, si sentono impotenti anche nei confronti del loro padre, perché non è solamente una violenza rivolta verso il genere femminile, a volte può essere anche una violenza psicologica nei confronti dei maschi. Quindi dico, dobbiamo stare attenti anche a dare una parità anche in questo senso, perché anche in questo senso i bambini hanno bisogno di essere tutelati. E quindi l'appello che rivolgo a chi magari ci può ascoltare è anche questo. Quindi adesso cerchiamo di dare uno sguardo più approfondito a quello che può essere una problematica, perché questo che hanno visto, quello che hanno ascoltato, deve essere sicuramente elaborato ed è aiutato ad essere elaborato. Bene, torniamo, 54 minuti, mannaggia, no, volevo fermare il tempo, ma non ci riesco ancora, non mi sono attrezzato per fermare il tempo. Eravamo rimasti per quanto riguarda la scuola con il discorso degli esami. C'è una tipologia diversa di esame in relazione a quello che si deve fare, no? Se è l'esame di maturità o l'esame di scuola media o quello di qualifica, dottoressa San Filippo.
Sì, c'è una differenza. Volevo però prima riallacciarmi al discorso fatto dalle artiste e anche da tutti voi riguardo il fatto che veramente in questo momento la scuola è importante, il contributo che dà, perché si lavora sul piano valoriale oltre che quello disciplinare. E abbiamo per esempio creato bellezza. In che senso? La creatività degli alunni, ma anche dei docenti, ha prodotto per esempio il primo film fatto con il cellulare. E quindi è nata da una mia idea su la giornata della poesia, dell'infinito, e poi una bellissima musica di sottofondo, eccetera, un video veramente interessante che è Oltre la finestra, che fa riflettere sul momento che stiamo vivendo, e quindi fa sognare i ragazzi. Ecco, noi italiani siamo noti, come dice il professore Mossuto della mia scuola, che ha curato questo video, che è un compositore, un pianista, un creativo, un artista a 360 gradi, noi italiani... No, 362, produciamo... perché due gradi se li sono presi. E vedo produciamo molto amici, sicuramente vi dico questo: la bellezza salverà il mondo. Vi invito a vedere questo video Oltre la finestra, tra l'altro in un bellissimo servizio che ha fatto anche Margherita Trupiano, che nasce dal desiderio di affinare il senso estetico musicale dei nostri allievi. Vedete, quindi la scuola come educa anche e distrae anche dalla paura del virus e anche da altre situazioni, perché la promozione della cultura, il fatto che si entra nelle case è importante. La scuola in questo momento è stato un punto di riferimento. Tornando alla domanda, agli esami... Però, dottoressa, se ti sei mangiata un sacco di secondi a disposizione, quindi stringiamo molto il discorso dell'esame. Ecco, in sintesi, che cosa si farà per l'esame, proprio in due parole? Sì, l'esame delle superiori sarà fatto, delle scuole superiori sarà fatto in presenza, e quindi grandi responsabilità cadono sulla figura del dirigente scolastico, che avrebbe bisogno di una sorta di scudo penale, e c'è poi tutto un protocollo di sicurezza che stiamo mettendo in atto con il nostro RSPP, con RLS e anche il medico competente. Per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado, gli alunni faranno un elaborato assegnato dal consiglio di classe. Questo elaborato verrà poi discusso in videoconferenza e sarà fatto lo scrutinio. Quindi l'esame di scuola secondaria di primo grado coincide con uno scrutinio finale, quindi non è un vero e proprio esame in presenza. E poi il balzo sarà a settembre? Il balzo sarà a settembre, ci stiamo organizzando per la riapertura in presenza a settembre. Ovviamente, no, anche perché ho sentito parlare del discorso del distanziamento, no? Quindi magari avete bisogno del doppio delle classi, se è vero che gli alunni, come domenica scorsa in chiesa, io e mia moglie eravamo distanti un metro e mezzo, e da 200 posti c'erano soltanto 50 persone che potevano entrare. Anche lì, insomma, bisogna un po' cercare di rivedere le cose. Sicuramente, man mano che che la situazione si evolve, ci saranno nuove ordinanze ministeriali, e quindi noi ci adegueremo a quanto sarà prescritto dal Ministero dell'Istruzione, che in questo momento sta lavorando alacremente proprio per venire incontro a tutte queste esigenze. Purtroppo noi sappiamo che le strutture delle nostre scuole non consentono grandi distanziamenti, quindi l'ideale sarebbe che gli organici fossero rafforzati, che il personale ATA possa essere di più. Invece abbiamo visto purtroppo dei tagli, quindi al momento non abbiamo visto nella realtà dei fatti la possibilità di poter effettuare questo distanziamento. Perché se nelle Ma siccome noi siamo siciliani e siamo positivi, sono convinto che riusciremo, così come tutta Italia, a trovare le giuste soluzioni. Ilenia, Lorena,
una bella soddisfazione pensare, insomma, che il mondo dell'arte, il mondo della, della cultura è visto ed è visto bene da tutti. Lo ha detto la giornalista Trupiano, l'ho detto anche la dottoressa Favara, non lo so se l'ha detto, ma lo pensa sicuramente Antonella, insomma. Lo spettacolo, la musica ci salverà veramente da tutto? Beh, assolutamente sì. Siamo sempre state molto positive e propositive. Cerchiamo di utilizzare la nostra arma, che è quella dell'arte, del teatro, della musica, per sensibilizzare qualche coscienza. In questo momento lo stiamo facendo per sensibilizzare la gente a ritornare, a avere il coraggio di tornare in teatro. Mentre siamo in teatro, per esempio poco fa ci veniva da intervenire nel momento della dottoressa Gallo Carrabba, perché per esempio a dicembre abbiamo tentato di sensibilizzare qualche coscienza con lo spettacolo Legittima Difesa Dossier, in cui si racconta di 14 storie vere di violenza sulle donne. Quindi utilizziamo quest'arma. Ebbene, quello che dicevi tu, sicuramente è una bella soddisfazione riuscire ad avere esiti, insomma, di questo tipo. Poi dovrebbero essere tutte come Laura Sanfilippo, cioè l'arte, il teatro, la musica nelle scuole, ma non lo dico per sviolinare, dottoressa, lo dico perché lo penso. Noi dalle scuole riusciamo, tutte le scuole, a dare veramente questa importanza all'arte, alla cultura, a queste discipline, allora tiriamo su una popolazione con una testa più larga, lasciatemi usare questa espressione, e diamo anche valore poi a quei professionisti, lavoratori dello spettacolo, che in momenti come questo devono elemosinare considerazione. Perché comunque noi ci siamo nelle onlus come la dottoressa Favara, ci siamo nelle scuole quando ci sono i progetti, ci siamo sempre perché ci crediamo. E allora è forse il caso di cominciare dall'asilo, dalla scuola dell'infanzia, a dare uno spazio di ore a questa come disciplina. Bene, siamo arrivati praticamente alla fine, mentre io mi accingo a mandare ancora in onda la pubblicità, voi pensate al saluto che dovete fare. Per chi conosce Target sa che il saluto e il ringraziamento non è semplice nel dire grazie dell'ospitata, buonasera, buona domenica, no, lo si deve fare con un pensiero, con una frase, con una citazione, un qualcosa che comunque deve essere positivo, perché noi il bicchiere, anche se non c'è o comunque virtualmente, lo vediamo sempre pieno. Quindi subito la pubblicità e poi per ognuno di voi 15 secondi per il saluto, la frase, la citazione. Io resto a casa e studio online. Scelgo tra i 49 corsi di laurea e l'ampia offerta formativa dei master e degli esami singoli integrativi, oltre che 24 CFU necessari per diventare insegnante. Ho tutto online. Lezioni, tutor ed esami. Tutto questo grazie al consorzio universitario Unicurs e all'Università e Campus. Iscriviti online o informati allo 0922 65 16 72 o visita il sito unicurs.it. Rieccomi allora per la chiusura di Target, che anche in questa occasione avete avuto comodamente a casa vostra, ma lo abbiamo fatto in streaming, non siamo ancora nello studio di Televideo Agrigento, ma con questo mezzo che ci consente di avere uno studio virtuale, di collegarci in streaming. Grazie della presenza e della partecipazione alla dottoressa Laura Sanfilippo e con lei all'Istituto Comprensivo Giuseppe Tomasi di Lampedusa di Palma di Montechiaro. Grazie per questa bellissima possibilità, queste riflessioni che mi accompagneranno in questi giorni. La frase con cui vi voglio lasciare è di Kant, di Immanuel Kant, un filosofo che adoro, è le stelle sopra di me e la morale dentro di me. Grazie.
Grazie ad Antonella Gallo Carrabba e con lei al grande lavoro che il Centro Antiviolenza Telefono Aiuto fa. Sì, io come sempre do i numeri, quindi non posso che ricordare il numero di telefono del nostro centro, che è 0922 22922, e dire a tutte le donne di chiamare, perché innanzitutto viene garantita la riservatezza, quindi invito tutte le donne e ringrazio sempre TQA per invitarmi nelle sue trasmissioni. Grazie della presenza e della partecipazione, del grande lavoro di giornalista e non solo per la collega Margherita Trupiano. Grazie a voi. Questa guerra del 2020 ci ha dato la possibilità di avere contezza di quella che è la nostra vulnerabilità e la nostra finitezza. Abbiamo riscoperto valori solidali, il piano valoriale di cui parlava Laura Sanfilippo poco fa. Ecco, adesso tocca a noi raccontare una nuova pagina di storia in cui ci auguriamo che la politica sia servizio e non scontro, e che l'altro sia non già un nemico, ma un amico complice con il quale costruire insieme il nostro futuro. Grazie a Cinzia Favara e con lei alla grande Lad Onlus. Sì, grazie a voi. Vorrei citare James Hillman quando dice che le arti non sono un in più, e allora noi cerchiamo di portare le arti in un momento in cui il cancro tende a una stasi mortifera, con un dinamismo creativo che può riuscire a riportare la vita dove è veramente molto complicato. Grazie. Doppio grazie per i vetri blu, per Illo, ovvero per Ilenia Costanza e per Lorena Vetro. Che dire, ha dato la parola a me, ha dato il compito a me di concludere. No, parola doppia, perché no? Perché siete Illo, non è che ho detto il o lo, ho detto Illo, no, quindi. No, è lei che ha dato il compito a me, quindi. No, in realtà chiudo con il concetto che ha espresso poco fa lei. Mi piace citare Einstein quando dice: la mente funziona come un paracadute, funziona solo se la apri. Quindi dobbiamo sostenere l'arte, la cultura, il teatro, perché è solo quella che ti fa aprire la mente e quindi star meglio. Grazie a voi per la presenza, la partecipazione, per il contributo che avete dato per arricchire la trasmissione Target, il palinsesto di Televideo Agrigento, e grazie soprattutto al nostro gentile pubblico che anche questa volta ha avuto la bontà di seguirci. Buona serata a tutti da Target. Grazie. 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 Arrivederci. Grazie. Arrivederci.